Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, la preparazione delle letture domenicali in questa quindicesima domenica del tempo ordinario, dove al capitolo sesto, continuiamo questa lettura del Vangelo di Marco, Gesù chiama gli apostoli, i dodici, per due cose innanzitutto, perché stessero con lui e per inviarli. È bello questo duplice movimento che è per ogni cristiano. Cioè, innanzitutto noi siamo chiamati, in quanto battezzati, a stare con il Signore. Questo è molto importante. L'importanza della preghiera, l'importanza della messa domenicale, il Santo Rosario, magari anche per i bambini, magari una decina soltanto, ecco. Com'è importante il rimanere nel Signore. Però anche per mandarli a due. Ecco, il cristiano è uno che esce fuori. Papa Francesco, che invita sempre ad andare a visitare le periferie, uscire dalle sacrestie. Ecco, il cristiano è colui che dopo essere stato con il Signore annuncia con la sua vita e ordina loro una certa sobrietà. E innanzitutto si va a due, non si va da soli. Questo spesso abbiamo dimenticato, qualche setta continua, però l'idea è che il cristiano non è mai un battitore libero. Anche San Francesco sottolineava molto questo aspetto di Marta e Maria nel sostenersi a vicenda. E questo è abbastanza importante anche per noi. Il cristiano non è mai un solitario, ma annuncia in una piccola comunione. E cerca, appunto, chiede una certa sobrietà di non prendere per il viaggio un bastone, né pane, né sacca, né denaro per la cintura, nella cintura, di calzare i sandali, di non portare due tuniche, addirittura Luca è ancora più sobrio, una certa sobrietà. Ora anche alcuni gesti un po' anche di Papa Francesco quando per la giornata mondiale della gioventù in Brasile, così, è arrivato con la 500. Insomma, poteva arrivare con... è arrivato con la 500. Un certo richiamo un pochettino anche alla sobrietà delle nostre famiglie. A volte così anche a scuola, e sotto i miei studenti che sono magari sotto l'ombrellone, così. Però l'idea che a volte non si abbia una vera consapevolezza che tutto quello che hai dalla gomma, ricordo quando insegnavo alle elementari su a Civitella o Cusercoli, anche quella gomma è preziosa, quindi se lo spezzi è un frutto della fatica anche dei tuoi genitori o quella matita o quel colore, perché sprecarlo? Perché lasciare il tappo e via via? E quanti sprechi? È un grande richiamo un po' alla sobrietà delle nostre famiglie, fino magari appunto anche ai cellulari, che a volte occorre più di un mese per poterli di lavoro, per poterli comprare e via via. Ecco, Gesù invita a una certa sobrietà e dice: dunque entrate in una casa e rimanete lì finché non siete partiti. Gesù dice di accontentarsi, se è una casa magari hai il letto un po' piccolo o il materasso un po' duro, non cambiate. Rimanete lì, accontentatevi di quello che c'è. E se qualcuno non vi accoglie, i famosi nemici, o qualcuno vi ride dietro,
a volte possono esserci qualche collega di lavoro che prende in giro perché noi magari andiamo a messa, perché facciamo qualcosa per gli altri, perché ci ricordiamo dei poveri. Ebbene, non c'è nessuna maledizione da dare, ma se non vi ascoltano, andatemene e scuotete la polvere. È un segno anche visibile per dire: guardate, state rinunciando a qualcosa di grande, ma non vi giudico. Ecco, il cristiano è colui che non giudica, lascia il giudizio sempre al Padre. E questo ci ricorda sempre Papa Francesco quando, nella giornata mondiale della gioventù di Cracovia, in un pranzo con i giovani, qualche giovane fortunato, dice: Santità, voglio chiedere una cosa. Dice: dimmi, ma un mio amico è bravissimo, fa qualcosa per gli altri, al lavoro, ma non crede, non vi la messa. Ecco, quale parola posso dire per convertirlo? E lui, che fa già del bene, ma gli manca di incontrare il Signore. Papa Francesco dice: taci, non dire nulla, lascia parlare la tua vita. La fede si trasmette per irraggiamento, ovvero le persone, vedendo la nostra vita bella, dovrebbero dire: ma perché quel papà è sempre contento? Perché quella mamma insomma cerca sempre il positivo? Perché quella famiglia accoglie quel bimbo un po' più sfortunato? Perché non si sono fermati a due figli ma hanno accolto un terzo o anche a volte un quarto? Ebbene, la nostra vita dovrebbe parlare. Ecco, la fede si trasmette per irraggiamento. Taci, lascia che sia Lui a vedere la bellezza della tua vita e a farti qualche domanda. Ecco, se la nostra vita non è bella, se la nostra vita non pone degli interrogativi a chi vive con noi, forse siamo poco cristiani. Io per primo, che vi parlo, mi sento sempre molto povero, ecco. Però l'idea di trasmettere la bellezza della fede per irraggiamento è una vita bella, perché è condivisa con gli altri. E Gesù poi dice, dice il testo, proclamarono che la gente si convertisse, ricordiamo quel terzo mistero della luce, l'annuncio del regno: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano, si prendevano cura. E il 14 luglio si ricorda la memoria di San Camillo dell'Elis, fondatore dei Camilliani. Lui era un soldato, vive nel 1500, un soldato anche abbastanza violento, dedito all'alcol, ma soprattutto al gioco d'azzardo. Si dice che una volta si era seduto in una taverna e si era giocato tutto, i soldi, addirittura uscì in mutande, si era giocato anche la camicia. Un grande giocatore, così. Poi questa ferita che non si rimarginava, e pian piano incontrò il mondo dei malati. E iniziò a vedere che a Roma di allora c'erano molte prepotenze e i malati erano visti e trattati malissimo, e dati con anche trattati, a volte dice, davano il cibo peggio degli animali. Ebbene, lui sentì questa forza, lui che era un grande uomo, e un soldato, e dice: voglio arruolarmi per l'esercito della carità del Signore. E queste intuizioni, il malato al centro, ha avuto un successo enorme, a tal punto appunto che i Camilliani sono appunto in tutto il mondo. Ricordiamo, in Romagna, i Camilliani appunto a Predappio, l'Istituto San Camillo, e a Maggio d'Italia, in particolare anche alcuni miei professori, in particolare il padre Angelo Brusco, su a Verona. E com'è importante questa attenzione verso i malati. I malati che non sono soltanto così degli oggetti da consolare, ma sono delle persone da accogliere. Anzi, Luigi Novarese diceva di mettere al centro della pastorale come soggetti e non soltanto come oggetti. Ecco, ora chiediamo proprio al Signore anche noi di sentirci chiamati per nome, per la nostra vocazione, inviati per annunciare il Signore con la parola, ma soprattutto con la vita, con un'attenzione in particolare per i piccoli, gli ammalati. E ora San Camillo dell'Elis possa pregare per noi questa grande croce rossa che ha nel cuore, come aver impresso l'amore di Cristo nel nostro cuore, le nostre azioni e le nostre parole. Buona settimana a tutti. Grazie.